siamo nell'immediato prepartita di questa sfida che promette di regalare veramente grande spettacolo, e se non volete perdere nemmeno un istante, ovviamente, rimanete con noi. Gara che promette spettacolo, non cambiate canale. Giornata di sole, condizioni ottimali, adesso tocca alle due squadre farci divertire. Un caloroso saluto da Piero Gipardo, con me come sempre Daniela Dani. Gara preceduta da molte aspettative, vedremo se verranno rispettate. Si affrontano Rapid Vienna e Milan. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Attenzione, l'arbitro potrebbe estrarre anche un cartellino. Posizione invitante questa. Arriva il giallo con un'ammonizione dopo appena pochi minuti che potrebbe essere condizionante. Eh sì, d'ora in avanti dovrà fare molta attenzione, Pier. Ogni contatto, ogni entrata fallosa rischia di mettere fine alla sua gara. Colpito il pallone dal difensore. Protegge il pallone con il corpo. Entrata efficace sul pallone. Protegge palla col corpo. Altro recupero rosso-nero. A campo libero. Super qui il portiere. Ferma bene l'avversario, può ripartire. C'è la possibilità per il vantaggio. Palla deviata, pallone ancora lì. Super il portiere sulla conclusione di poco fa. Ha mantenuto la propria porta inviolata impedendo il possibile gol dell'1-0. Vuole l'imbucata. Può nascere qualcosa di interessante. Rafa Leao! E c'è il pallone in rete, si sblocca il match. Questo è il gol che ci viene riproposto. Aveva diverse soluzioni a disposizione. Ha optato per la potenza. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Può scambiare con il compagno. Palla in fallo laterale. Avanza, palla al piede. Grande intervento in chiusura. Rafael Leão. Morata. Possesso del pallone che viene recuperato. Si mette bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Loftus Cheek. Dialoga con Pulisic. Morata. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Ottima chiusura difensiva. Possono partire in contropiede, attenzione.
Occhio al tentativo, potrebbe andare. Sventa bene questo tentativo il portiere. Hernandez. Pulisic. Ecco Pulisic. Va da Loftus-Cheek. Si vola verso la porta. Dice di no qui il portiere. Loftus-Cheek. Palla per Pulisic. Ecco Pulisic. Il tocco indietro. Risolve problemi, grande intervento. C'è un minuto ancora da giocare. Arriva il fischio dell'arbitro, si chiude la prima frazione. È stato un buon primo tempo quello di Rafael Leao, vedremo se farà qualcosa di più nella ripresa. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Comincia il secondo tempo, Milan avanti di un gol, dovrà mantenere un alto livello di concentrazione. Prova ad aprire verso il compagno. Può segnare da lì. Occhio perché il gol viene annullato. Si è alzata la bandierina. C'è tutta la delusione sul suo volto. Stava già festeggiando. In questo caso però direi che l'arbitro e l'assistente hanno preso la decisione giusta, Pier. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Azione prolungata che si chiude qui. Può liberarsi del pallone. Ottimo l'intercetto del pallone. Rafa Leao. Occhio all'avanzata del Milan. Palla messa fuori. Fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. Gestione palla ancora per il Milan. Rafael Leão. Theo Hernandez. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Ottimo il recupero, riconquista palla. Ha spazio per andare col pallone. Giocare 16 metri. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. Tecnico dei rossoneri che inserisce forze fresche.
La manda in area. Buono l'intervento del portiere che anticipa tutti. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Taglia fuori sul pressing avversario. Sono sotto di un gol, devono sfruttare tutte le situazioni a loro disposizione per arrivare al pareggio. Va per vie centrali. Tentativo di cross. Qua su il pallone, spazza via. Prova l'imbucata per il compagno. Riceve palla, posizione interessante. Può andare da lì. E c'è il pallone in rete. Vantaggio adesso più rassicurante. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale. Poteva girare il portiere o scavalcarlo con un pallonetto. Alla fine, per non rischiare, ha optato per la soluzione di potenza, spedendo la palla in fondo alla rete con una gran botta. Mancano 5 minuti alla fine della partita. L'extra time sarà di 2 minuti. Occhio all'occasione per riaprire il match. Ottimo intervento del portiere. Finisce qui con la festa della formazione ospite per questo successo. Un successo giunto al termine di una buona prestazione. Le due reti di scarto certificano la loro supremazia. Evidente soprattutto a centrocampo, dove hanno condotto il gioco rallentando, accelerando. Hanno dominato il campo ed il ritmo a proprio piacimento. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Ha tutte le ragioni per festeggiare. La squadra ha vinto e lui ha disputato una buona prova. Penso non potesse chiedere di meglio.